Questo film vi mostra fatti realmente accaduti. Nulla è stato inventato. Lourdes, 1857. Te l'avevo detto di non stancarti troppo. Non ti agitare, mamma. Mi sento già meglio, sai. Sì, ma non voglio che tu faccia tanti sforzi. Lo sai che cosa ha detto il dottore? Possiamo proseguire? Bernadette è sfinita. Si deve riposare un po'. No, mamma, no. Bernadette, ti proibisco di spingere il carro. Sali su con Justin. Tanto, andiamo in discesa adesso. Io voglio aiutarti, papà. Allora, vi trasferite di nuovo, François? Sì, Durand. Sai, stavamo un po' stretti a Rives. Perché non entrate un momento a bere qualcosa? No, grazie, ci aspettano. E poi siamo quasi arrivati. Beh, forza, andiamo. Un po' stretti, l'hai sentito? L'hanno cacciato di casa. È sempre senza un soldo. Mi fa una pena, poveretto, con quattro figli da sfamare. Sai dove andranno ad abitare? Alla vecchia prigione. Da Saint-Jean? Sì, in una cella. Tutti e sei in una cella, te lo immagini? Santo cielo. Eppure Subirou è un gran bravo mugnaio. Entrate pure. La porta è aperta. Coraggio, entrate. Vedrete, lo spazio non è molto, ma vi sistemerete. Sei ancora qui? Ti avevo detto che dovevi sparire prima delle 9. Viejo pícaro, ratero, explotador, bebedor de sangre. Vete, y que no te vea más aquí. O si no te hago meter en la cárcel. Cárcel, cárcel, no sabe hablar más que de cárcel. Non fateci caso, questi spagnoli sono appiccicosi come le mosche. Fai di tutto per scacciarli e loro si intestardiscono a tornare. Questo poi è insopportabile. Ma entrate, su, entrate. Padre nostro che sei nei cieli, benedici noi e questo cibo che ora stiamo per ricevere per la tua bontà e attraverso Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Mangiate piano, figlioli, e inzuppate bene il pane nel brodo. Jean-Marie si è già finito tutto il suo pane, mamma. Peggio per lui se non sa come comportarsi. Perché? Il pane è già finito. Il grano costa troppo. Pensa che in questi ultimi 3 mesi il prezzo è salito da 13 a ben 27 franchi. Da domani, quando comincio a lavorare al forno, potremo avere farina e pane bianco. Credi che te lo daranno quel posto? Ma sì, un tempo ero il loro mugnaio preferito.
Un tempo. No, Jean-Marie. Quella è la razione di Bernadette. Non hai il diritto di mangiare il suo pane. Tua sorella non sta bene, lo sai. Solo un pezzettino, mamma. Io non ho molta fame. Tua madre ha detto di no. Scusate, avete visto passare un bambino alto così? No, non l'ho visto. Grazie. Scusate, signora. Avete visto per caso un bambino alto così? Sì, è entrato in chiesa. Mangi la cera delle candele ora. Sei impazzito, forse? Non è tanto cattiva, sai? Oh. Avanti. Dovresti vergognarti, fare una cosa simile in chiesa. Così hai offeso il Signore. Ma ho tanta fame. No, questo è tuo. Ho già mangiato la mia porzione. Davvero? Davvero. Mangiate piano, figlioli. Mangiate piano. Montagne Pirenee, vous êtes mes amours. Lo sai, stai crescendo proprio in fretta. Ti va di scherzare, Antoine. Non riempire i bicchieri fino all'orlo. Devi arrivare al massimo qui. Mi sono spiegata? Sì, zia. Quando hai finito di lavare i bicchieri, metti il bollitore sulla stufa e rammenda la biancheria. Non dimenticarti di dar da mangiare ai bambini, tu puoi mangiare con loro. Stasera puoi portare ai tuoi genitori un pezzo di lardo, 4 zollette di zucchero e una bottiglia di vino. E di' a Louise di mettere la bottiglia sotto chiave. Lo conosci tuo padre? Non abbiamo serrature in casa. Beh, sai cosa voglio dire? Sì, zia. Solo mezzo litro. Lo porti a casa? No, è per la vecchia madre Baron. Eh già, voi siete 5, come fareste a ubriacarvi con questo? Bevi, Baron, questo ti riscalderà ben bene, vedrai. Non preoccuparti, Bernadette. Io non ho rubato quel sacco di farina. Se ne accorgeranno certamente. Il principale ha fatto un errore. Se non ha fatto niente, non gli accadrà niente, vero? Per il sacco di farina vedremo, ma per quanto riguarda il tavolo, tuo padre ha ammesso apertamente il fatto. Quale tavolo? Il tavolo che era abbandonato nel cortile, dietro all'etamaio. Pensavo che avremmo potuto usarlo per accendere il fuoco. Confronteremo le impronte di queste scarpe con quelle del ladro. Coraggio, torna dentro, figliola. Non devi prendere freddo. Jean-Marie, vieni via. Che stai mangiando? Una ciliegia. Anche tu vuoi andare in prigione? Non era matura. Questo non ti autorizza a rubarla e poi potrebbe farti male. Tieni, bevi questa. Mezzogiorno. Oh, sì, già. Papà sta
data per uscire, non è vero? Il sindaco ha solo detto venerdì. E a che ora? Oh, questo non l'ha detto. Ha solo detto venerdì. Bernadette? È andata a Bartre. È stata molto male dopo che te ne sei andato. Aveva attacchi di asma e tossiva continuamente. Allora io e mia sorella abbiamo deciso di mandarla dalla sua balia. Almeno lì può respirare aria fresca e mangiare a sazietà. Sì, sì, hai fatto bene. E tu, come stai? Bah, sto bene. Maison Grosso ha deciso di ritirare l'accusa. Ha riconosciuto che non sono stato io a rubare quel sacco di farina. Sentito, figlioli, vostro padre non ha rubato niente. E tu, Louise, come sei riuscita a cavartela? Benissimo. Adesso faccio il bucato per altre due persone. La signora Millet e Antoinette Perret. E la mamma avrà anche tanto lavoro durante il raccolto. Salve, pastorella! Salve, Perù! Come va? La famiglia Subirù ti manda tanti saluti! Hai visto i miei genitori? Soltanto tuo padre. Mi ha detto, se vedi Bernadette, dalle un bacio da parte mia. Ha detto solo questo? Ha anche detto che sono tempi duri e che Bernadette dovrebbe restare a Bardi. Ha trovato un lavoro? Sì, lavora alle scuderie di Casnav. Beh, ora devo andare. Addio, Bernadette. Addio, Perù. Dentro, dentro, coraggio. E tu, dove hai lasciato il tuo piccolo? Blancou! 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 Dove sei? Blancou! Blancou! San Giuseppe, Santa Sabina, restituitemelo. È così piccolo. Gesù e Maria, il mio piccolo Blancou. Blancou. Sei un mascalzoncello, lo sai? Povero piccolino. Blancou. Io credo in Gesù Cristo, suo unico figlio e nostro Signore. Che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque dalla Vergine Maria, patì sotto Ponzio Pilato, ripeti. Nacque dalla Vergine Maria, patì sotto Ponzio... Oh, sei troppo stupida, non riuscirai mai a fare la prima comunione. Mari! Se solo potessi imparare a leggere, non dovrei disturbare nessuno. Padre Pomiana a Lourdes aveva promesso di insegnarmi. Ah sì? Davvero? E allora che aspetti? Torna a Lourdes! Io cerco di fare del mio meglio, ma tu non ti ricordi niente.
Oh, sonno, Maria. L'Ave Maria la sai, e anche il Padre Nostro, ma... Ma non riesci a cacciarti nella zucca il credo, oh! È perché il credo è così lungo. Domani è giovedì. Potrei andare a chiedere aiuto a Padre Adele. E le pecore? Le pecore mangiano anche il giovedì, sai. E non dimenticare di lavare i piatti. Dunque, avete capito? Sì! Allora, da chi è composta la Santa Trinità? Io! No, un momento, non tutti insieme. Tu? Dal Padre. Bene. Tu? Dal Figlio. Bene. Tu? Dallo Spirito Santo. Molto bene. Ma quanti Dio ci sono? Tre! Ridatemi, Santini. Ridatemeli. Anche tu, avanti. E adesso fuori tutti. Tre dei, dico io. Padre, avrei bisogno di parlarti. Bernadette, io sarei felicissimo di insegnarti i grandi misteri della nostra religione. Ma purtroppo lascio Bartre domenica, dopo la messa. Andate via? Sì. Andate lontano? Sì, molto lontano. In Normandia. Ho chiesto a Monsignor Laurence di permettermi di ritirarmi in un monastero. Dovresti ritornare a Lourdes. Lì potrai imparare a leggere e poi farai la tua prima comunione. Se vuoi scriverò io a Padre Pomian. Grazie, padre. È necessario che tu conosca le sacre scritture. È vero, so poco. Ma quello che so lo so molto bene. Vediamo, sai spiegarmi cos'è la Santa Trinità? Il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Il Padre e il Figliolo, certo. Ma cos'è lo Spirito Santo? È detto santo perché è la fonte di ogni santità. E Spirito? Perché viene dal Padre e dal Figlio, ed è la fonte della vita e dell'amore. Capisci? È una colomba. È anche il simbolo della purezza e della santità del Padre e del Figlio. E allora? La Santa Trinità è? È un solo Dio in tre persone. Brava, non sai nulla, ma capisci molto in fretta, eh? Povera piccola. Marie, tu credi davvero che tornerà lunedì? Lo ha detto solo per farci contenti. Ma ho tanta paura che se ne sia andata per sempre. Dovremo pagare un pastore adesso. Gennaio 1858. Quelli che non credono in Dio sono dei... Sono a? Sono... Sono a? A? Dunque, quelli che non credono in Dio sono... Avete tutte il raffreddore? No, sorella, è che lei ci ha dato del tabacco da annusare. Tu hai del tabacco? Chi te l'ha dato? Il dottor Dosù. È per la mia asma. Senti, tienetelo per te quel tabacco. Non tutti hanno l'asma, grazie a Dio. Allora, quelli che non credono in Dio sono
ate. Precisamente, ate sia. Una, due, tre, quattro. Bernadette Soubirous, ho sentito che vuoi fare la prima comunione. Padre Ader mi ha scritto e mi ha detto delle cose molto belle sul tuo conto. Ti ho inserita nella mia classe preparatoria di catechismo. Grazie, padre, grazie. Coraggio, figliola. Per l'amor di Dio, smetti di tossire. Smetti, lo sveglierai tutti. Tuo padre deve alzarsi molto presto per andare al lavoro. Non riesco a trattenermi. È come se mi andasse tutto in pezzi qui dentro. Lo so, tesoro, lo so. Come vorrei farti guarire da questa malattia. Avresti dovuto restare a Bartra. Devi tornare lì. No. No, voglio fare la prima comunione. Il prete mi ha promesso che... Vedi, mi sento già meglio, mamma. Sembra che vi stiate divertendo, ragazzi. Andiamo a fare un po' di legna. Dovreste andare da quella parte. Ce n'è un sacco laggiù. Bernadette non vuole andarci. Al signor Lafitte non piacerebbe se lo sapesse. Ditegli che vi ho dato io il permesso. No, non dovremmo. Ma la legna è l'unica cosa che non manca al signor Lafitte. Ha più alberi lui di quante pulci può avere un cane. Che stai facendo? Sto rifilando la macina. Rifilando? Le sto dando nuova forma. Così funzionerà meglio. Con un martello? No, con questo. Questi sono i suoi denti? Sì. Oh, è una vecchia pietra, ma fa ancora bene il suo lavoro. Papà non ha mai fatto questo. Forse non l'hai mai visto, ma... Ma tuo padre le rifilava sempre, le macine. Era un bravo mugnaio, tuo padre. Buon lavoro, Antoine. Perché non ci vai dalla fitta? Non c'è nessun problema, ti dico. No, è una cosa che non farei mai. Grazie, Antoine. Così posso attraversare il torrente. Perché non fai come abbiamo fatto noi? La mamma gliel'ho proibito. Ha paura che prenda freddo, ecco perché porta le calze. Vuoi che ti porti sulle spalle? No, sei troppo piccola. Ma tu potresti, Balloon, se volessi. Non abbiamo tempo, raccogli quello che trovi lì. Il cestino.
tua sorella. È bianco come un fantasma. È il freddo. Bernadette! Forse è morta, che dici? Se fosse morta sarebbe stesa a terra. Ehi, Bernadette! Hai visto, stupida? Potresti darci una mano invece di dire le preghiere, non siamo in chiesa. Hai fatto tante storie, l'acqua non è affatto fredda. Non te le rimetti le calze? La signorina si scalda dicendo le preghiere. Non avete visto niente? Visto cosa? Io ho visto solo che non hai raccolto niente. Dallo a me. Sbrigatevi! Uffa, povera me! Ma tu stai bene, non hai più l'asma! Che cosa hai visto? Dimmelo, che cosa hai visto? Non ho visto niente. Io ho visto... Che cosa? Dillo solo a me, non lo dirò a nessuno, te lo prometto. E a me no! Ma sì, lo dirò anche a te! Va bene, ve lo dico. Ma non voglio che si sappia a casa, perché la mamma mi sgriderebbe. Potessi morire all'istante se lo dico. Ho visto una donna vestita di bianco, con una sciarpa azzurra, e su ogni piede una rosa gialla. Stai cercando di spaventarci. Vorrei tanto rivederla ancora. Era così bella. Bugiarda, bugiarda! Devi credermi, è vero, l'ho vista. Non riuscivo a farmi il segno della croce. Lei mi ha fatto vedere che potevo. Un sogno a occhi aperti, non ha visto un bel niente. Alexine mi ha dato 8 monete per il cesto di ossa, così ho comprato una bella pagnotta. Posso averne un pezzo adesso? No. Non finché non mi avrai spiegato che cosa hai visto a Massabiel. Giuda! Ferme! Ferme! Adesso basta, voi due. Insomma, vuoi dirmi che cosa hai visto o no? Ho visto una cosa tutta bianca. Ma io non ho fatto niente! Ti giuro che ho detto la verità, mamma. L'ho vista come ora vedo te. Era una donna bellissima. Povera me. Che cosa ho fatto per meritarmi questo? Aveva un viso tanto bello, tanto. Smettila. Hai visto solo una pietra bianca, ecco tutto. Oh, no. E vorrei tanto rivederla ancora. Ti proibisco di ritornare in quel posto. Figlioli allegri, anche oggi si mangia. Evviva! Sei contenta, Luis? Sì, molto contenta. Sei un bravo uomo, Subiru. Padre. Desideri confessarti? No. Che vuoi, allora? Parlare con voi, da sola. Ti ascolto. Ho visto una cosa bianca che aveva la forma di una donna. Dove? Alla grotta dei maiali.
Questo dovrebbe bastare, no? Oh sì, padre. Basterà per 2 o 3 giorni. Ecco. E questi sono per il dottore. Così Emil potrà curarsi, guarire e rimettersi in forze. Ma io non potrò mai restituirlo. Oh, è una cosa da nulla. Scusate l'intrusione, vi prego. Ma certo. Mi hanno detto che eravate qui e io devo parlarvi. Oh, nessun problema. Ma devo ancora passare alla fattoria dei Piquet. Il piccolo Jean-Marie non sta bene. Parleremo lungo la strada. A presto, Marine. Chiederò al dottor Dosu di passare a dare un'occhiata a Emil. Non so proprio come facciate. Non avete niente e continuate a darvi a tutto. Ogni volta che do qualcosa mi arricchisco. Non so proprio cosa pensare. Quella fanciulla mi è sembrata sicura di quello che ha visto. Ma non se ne può più. Dopo la Salette, Betarran, Garrison, ora anche Lourdes, la sua visionaria. Ascoltate, io la conosco appena, questa piccola Subiru. Ma vi avverto, non sempre la povertà è garanzia della purezza dell'anima. È stata quell'improvvisa folata di vento che mi ha colpito. Vi ricordate degli Atti degli Apostoli, la Pentecoste? Oh, sì, e le lingue di fuoco che lambirono ognuno di loro, sì, sì. E su loro discese lo Spirito Santo e cominciarono a parlare altre lingue. Ammirevole, sono d'accordo, ma quella è la Sacra Bibbia. Mentre la vostra protetta è una ragazzetta di Lourdes, ignorante come le altre, che ha scambiato una brezza montana per lo Spirito Santo. Non vedo niente di così sconvolgente in questo. Ah, io sono arrivato. Lasciamoci qui. Voglio darvi un consiglio, padre. Non vi lasciate prendere troppo da questa storia. È una cosa vergognosa. È un insulto a nostro Signore. E alla Santa Chiesa. Ma che impudenza! Senti un po' tu, vieni qui un attimo. Dimmi, stai andando ancora a Massabielle? Eh? Piccola sgualdrina, tieni! Se tornerai in quel posto finirai in prigione. Hai sentito? In prigione! Louise, prima di andartene, passa da me. Va bene, signora. Credete che lo farà? Certo che lo farà. Ha bisogno di lavorare, no? Vediamo, ecco 75 centesimi per il bucato, 25 centesimi per la qualità del tuo lavoro. Oh, sì, e altri 25 centesimi per la tua gentilezza. Grazie, signora, ma io non... Mia cara Louise, vorrei che tu chiedessi alla piccola Bernadette di portarmi con lei a Massabielle. A Massabielle? Ma le ho proibito di tornare laggiù. Non le fa bene andarci, signora. Ha una salute molto delicata. Louise, la tua piccola Bernadette ha avuto delle visioni celesti in quel posto. Delle visioni? Certo, anche se le vede soltanto lei. Le vede. Ma che cosa vede? Questo dobbiamo scoprire. E se Bernadette mente, lo sapremo immediatamente. Mia figlia non mente mai. È proprio quello che dico io. Non lo saprà nessuno. Rallenta, non ce la faccio a tenerti dietro. Dio ti punirà se hai detto delle bugie. E aiutami tu. Fate attenzione, signora, si scivola. Oh. Tu. Su, coraggio, coraggio. Su. Thank you.
Dammi il cielo. Eccola. Presto, la carta e la penna. Pure chiedile di scrivere il suo nome. Chiediglielo. Ma gliel'ho già chiesto. E allora? E allora sta ridendo. Chiedi alla signora se è disturbata dalla nostra presenza. Dice di no. Potete stare. Ha detto, non è affatto necessario che io scriva quello che ho da dirti. Non ha detto altro. Ha detto anche, potresti farmi il favore di tornare qui per i prossimi 15 giorni. Ha proprio detto, potresti farmi il favore. E poi ha detto, non posso prometterti che sarai felice in questa vita, ma lo sarai nella prossima. La Santa Vergine è apparsa a una giovinetta di Lourdes. Ecco quello che si legge su un giornale di Tarpa. Ecco quello che osa stampare un giornale nella seconda metà del XIX secolo. Quel giornale ha ripreso la notizia dal mio articolo sull'Avdan di 2 giorni fa. Ma io aggiungevo, non esistono eventi soprannaturali che oggi non si possano spiegare scientificamente. Ma certo. Dottore, che ne pensate delle allucinazioni di cui soffre la piccola Subiru? Nulla indica che la fanciulla abbia delle allucinazioni. Anche se lei crede di aver visto qualcosa o di aver parlato con qualcuno, ciò non è affatto un sintomo di disordine mentale. Ma è una delle caratteristiche dell'isterismo. Non bisognerebbe mai fare una diagnosi senza un esame accurato. Vorrei studiare questo caso più da vicino. Se a voi non dispiace, dottore, verrei molto volentieri anch'io. Vorresti farti coinvolgere in queste assurdità? Tu, un funzionario pubblico. Si può essere esattori delle imposte e allo stesso tempo persone sensibili. Scusate, signore. Va bene, grazie. Signori, il pericolo è maggiore di quanto non pensassimo. Ci sono centinaia di persone davanti alla grotta. Oh. Che cosa ne pensa il procuratore imperiale? Ecco. Io sono un giudice. La prima cosa che mi chiedo è, a chi giova tutto questo? Al giorno d'oggi non si fa niente senza un movente politico. Se la Santa Vergine miracolosamente appare alla figlia di un povero lavoratore, questo è un atto politico e a vantaggio di chi? Della Chiesa. O per meglio dire, del clero. O per meglio dire, dei realisti. Le visioni di Massabielli indubbiamente favoriscono i Borboni e le loro speranze di restaurazione. È proprio così. Eppure io conosco molti sacerdoti repubblicani. Davvero? Ah, che immagine stupenda. Quando la Santa Vergine ti vedrà così bella e così elegante, sono sicurissima che non dirò più che non sarai felice in questo mondo. La Santa Vergine? Mm-hmm. Non ho detto che era la Santa Vergine. Questa fanciulla è davvero eccezionale, non credi, Antoinette? Mm-hmm. Mm-hmm. Sembra che in vita sua non abbia fatto altro che pranzare fuori. Del buon vino non potrà mai farti male, piccola mia. Sì, lo so, signora. Il vino fa bene all'asma. Mia madre ogni tanto me lo fa bere, infatti. Buonanotte, piccola mia. Domani, dopo la messa, torneremo insieme alla grotta.
Voglio sapere. Ancora. Mi dispiace, mia figlia non c'è. Questa sera non tornerà a casa. Mi dispiace. Per favore, dateglielo voi. Da parte di Celestine Labarbe, di Gazou. No, no. Non posso. Nessuno deve darci nulla. No. Perché non hai accettato il cestino? C'erano uova e castagne. Ora basta. Bernadette non vuole. Ma lei mangia dalla signora Millet? La signora Millet mi dà 2 bucati a settimana. Non posso dirle di no. E se Bernadette mangia lì da lei, qui c'è più da mangiare per noi. Ora preghiamo. Figlioli, preghiamo insieme il Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Volete bruciarmi? Penitenza! Penitenza! Ave Maria, Ave Maria. Se ho ben capito, voi mi accusate perché sembra che io non voglia comprendere. Io sono considerato un dottrinario rigido e molto severo. Mio caro Pomian, io so cosa provate per la piccola Subirù. Le avete creduto subito. E voi, padre Ser, siete tormentato dai parrocchiani che vogliono dare pubblicità alle visioni. Non ho ragione? Prima di tutto, i parrocchiani vanno sostenuti nella fede. E la loro fede dice loro che le visioni sono reali. E voi, caro amico, non avete esitato e siete stato l'unico ad unirvi alla folla dei fedeli alla grotta. Se anche voi aveste visto, come ho visto io, la trasfigurazione di quella fanciulla mentre conversava con la Santa Vergine... La Santa Vergine! Niente di meno e niente di più! E oltretutto conversa anche!
E che cosa dice questa Santa Vergine? Penitenza. Penitenza. Ah. Amici miei, io sono il responsabile di questa parrocchia. Voi siete i miei vicari. Io ripongo una completa fiducia in voi. Ma vi dico che dobbiamo essere molto cauti nell'esaminare questi eventi. Se qualcuno ci ha teso un tranello e noi cadiamo in questa trappola, la Chiesa intera ne verrà screditata. O questa giovinetta ha delle allucinazioni. Oppure dobbiamo ammettere la presenza del soprannaturale. Ma la Chiesa è nata dai miracoli, padre, ed è cresciuta grazie ai miracoli. La nostra tonaca è simbolo di umiltà. Ma in questo momento ogni cosa appare gravemente confusa. Pietà, devozione, esaltazione, isterismo. Dobbiamo calmare queste acque torbide. Che cosa ha detto? Che cosa le hai chiesto? È vero che ha detto penitenza, penitenza. Sì, è vero. E quando hai baciato la terra? L'ha ordinato lei, ha detto prega il Signore per convertire i peccatori. E fatemi passare. Sei tu Bernadette Soubirous? Sì, signore. Devi venire con me. Sì, signore, come volete. Povera Bernadette, adesso ti metteranno in prigione. Io non ho paura, entrerò dentro e poi uscirò fuori. Hai finito di fare le tue smorfie adesso, eh? Ti sta bene, ti sta bene, ti sta bene. Che le farete? Che siete venuti a fare? Andatevi. Andate a casa. Allora, a quanto sembra, tu vedi la Santa Vergine. Io non ho mai detto che era la Santa Vergine. Oh, bene, allora non hai visto niente. Oh, sì, io ho visto senz'altro qualcosa. E che cosa hai visto? Qualcosa di bianco. Qualcosa o qualcuno? Aveva la forma di una ragazza. Qui in città dicono tutti che si tratta proprio della Santa Vergine. L'hanno scritto persino sul giornale, lo sai? E dimmi, questa ragazza è bella? Oh, sì. È bella come la signora Payasson? O la signora Dufault? No, signore, è molto più bella di loro. Posso? Certamente, siedi, amico mio. E le suore? Hai parlato con le suore? Con la madre superiora e con la suora che ci insegna a cucire. E che cosa hanno detto? Che ho sognato tutto. Allora è tutto chiaro, hai sognato. No, ero molto sveglia. Hai creduto di aver visto qualcosa? Però io l'ho vista diverse volte. Non è possibile che mi sia sbagliata sempre. Ma sì, certo. È stato tutto un frutto della tua fantasia, sempre. Tu stessa hai detto che quella prima volta nessun altro ha visto niente. Né tua sorella, né la tua cara amica Balloon. Non so come spiegarlo, ma sono sicurissima di aver visto la signora. Bernadette, ascolta. Ormai tutti ridono di te. Non fanno altro che dire che sei una bugiarda. E sei impazzita, non è vero, Destrade? Te lo dico per il tuo bene. Non devi più tornare a quella grotta. Ho promesso di andarci per i prossimi 15 giorni. Sì, però hai commesso un errore. Dunque, sii ragionevole e non tornarci più. Ho promesso. Presto, Burietta, la polizia! Hanno preso Bernadette! Ehi, laggiù! Ascoltate! Statemi a sentire! Hanno arrestato Bernadette! Dobbiamo tirarla fuori di prigione! Andiamo! Dobbiamo dirlo a François. È il padre e deve difenderla. È da Casnav. Ci vado io. Vengo anch'io con te. Dimmi solo da chi e con quali promesse sei stata convinta a raccontare queste frottole. Da nessuno. Faresti meglio ad ammetterlo. Tanto io so già tutto. Sto solo cercando di scoprire se dici la verità. Io ho già detto la verità. No, hai mentito. Se lo ammetti, io sistemerò tutto e il caso sarà archiviato. Altrimenti ti troverai in guai molto seri. Fate come volete, signore. Quanti soldi ti ha dato la signora Millet? A me soldi? Ti ha portato a casa sua e ti ha detto cosa dovevi fare. Lei voleva che restassi lì, ma sono tornata a casa mia. No, calma, calma! È un'ingiustizia! Non ha fatto niente! Liberatela!
Cosa succede? Non sei capace di mantenere l'ordine? Io non. Presto, corri a cercare rinforzi. Usa l'uscita posteriore. Subito. Bernadette là dentro, rinchiusa come una ladra. Avanti, dobbiamo liberarla. Aspettate! Prima dobbiamo cercare di capirci qualcosa. In modo da non fare niente di illegale. Ricapitolando, mi chiamo Bernadette Soubirous, eccetera, eccetera. Il giorno 11 del mese di febbraio a Massabielle, la Santa Vergine mi è apparsa. Io non ho detto la Santa Vergine. D'accordo. Una giovane diciannovenne, va bene così? No. Ho detto che doveva avere 16 o 17 anni. Sì, come vuoi. Questa giovane donna indossava una veste azzurra con una sciarpa bianca. No, non è così, signore. Ho detto che aveva una veste bianca con una sciarpa azzurra. Questa giovane donna, che era bella come la signora Payasson, aveva dei lunghi capelli che le ricadevano sulle spalle come un velo. No, signore, io non ho detto queste cose. Ho detto che era più bella di tutte le signore e i capelli li ho visti appena. Sei stata tu a dire tutto questo? No, signore. Sì. No. Sei una bugiarda. Ti piace essere al centro dell'attenzione e non sei altro che una piccola sgualdrina. Non ho mai chiesto a nessuno di seguirmi laggiù. Ti piace metterti in mostra davanti a tutti, eh? No, sono stanca. Allora, se sei stanca, di' solo che non hai visto niente. Ma io ho visto qualcosa davvero. Se non ve ne andate subito, sarete tutti arrestati e processati. Capito? No, non fate male! François, tiralo fuori! Jacomet non può agire così! François, Jacomet non ha il diritto di interrogare tua figlia senza il tuo consenso! Allora, per l'ultima volta, confessi o no? Signore, ho già detto tutta la verità. Ascoltami bene, Bernadette. Io posso sistemare tutta questa faccenda, ma ad una sola condizione. Devi ammettere di non aver visto niente. Signore, c'è il padre della ragazza. Bene, fallo entrare. Avanti. Sono contento di vederti, Soubirous. Stavo per mandarti a chiamare. Bernadette, tu puoi andare. Soubirous, questa messa in scena deve finire, eh? Tu stai attirando la gente nella tua casa. Chi? Sì, ormai so tutto. Perfino quella povera piccola è stanca di tutta la gente che le corre dietro. Ed è anche stufa di essere costretta ad andare alla grotta. Noi abbiamo cercato di impedirglielo. Soubirous, io sono disposto a crederti, ma è assolutamente necessario che tu non mandi più tua figlia laggiù. Tu non vuoi più ritornare in prigione. Non è vero? Signore, io non voglio far altro che obbedire ai vostri ordini. Ed è anche vero che sia io che mia moglie siamo stanchi di essere sempre importunati a causa di nostra figlia. Noi preferiremmo che Bernadette non tornasse più a Massabielle. Molto bene. La tua parola mi basta, Soubirous. E la ragazza scaltra è brava a difendersi. No, è soltanto sincera. Ma se è evidente che ha inventato tutto. No, nessuno potrebbe inventare una storia simile in un modo tanto semplice ed onesto. Mio caro amico, tu saresti un poliziotto davvero incompetente. Te lo prendo la forza! Viva Bernadette! Viva! Come si è comportato Jacomet? Ti ha maltrattata? Tremava, poveretto. La nappa sul berretto faceva avanti e indietro. Ding, ding! Questi oscuri incidenti di Lourdes dimostrano l'inferiorità materiale e spirituale a cui la popolazione di queste province meridionali sembra condannata. E il Journal de Débat non è il solo. Tutti i quotidiani locali ci attaccano, compreso il Lavdan. Non posso farci niente. La vista di quella ragazza ha stimolato la mia creatività. Signor sindaco, ci sono i due signori. Ah, non mi interessa, che aspettino. Dopotutto hanno aspettato 45 anni per sposarsi. Possono aspettare altri 5 minuti. In questa nota, il prefetto mi chiede di riferirgli quale misure intendiamo prendere per porre fine a questi disordini. Ma
In fondo non posso certo mettere in prigione la Santa Vergine. Secondo la legge, avere visioni soprannaturali non è un crimine, anche se è coinvolta la Santa Vergine. Permettetemi di ricordarvi che potremmo liberarci della piccola Subiru se stabilissimo che è una povera pazza. Oh, che recita. Bernadette Subiru è perfettamente sana. In quanto a recitare, quello che io ho visto di persona esclude qualsiasi possibilità di falso. È sufficiente vedere la fanciulla nella sua estasi per credere che è completamente sincera. Io ho visto Madame Rachel al teatro di Bordeaux. È una superba attrice, ma molto meno convincente di Bernadette. Ah, è più brava di Madame Rachel. Una stupida fanatica, ecco che cos'è. Ho letto la vostra relazione, dottore, con quella storia della fiamma che non bruciava. Trucchi simili sono mostrati da molti maghi. Bernadette Subiru non è una maga. È una povera fanciulla perfettamente sincera. Quando ho esaminato la sua mano, dopo che era rimasta a contatto con la fiamma per 2 minuti, non ho riscontrato nessuna traccia di bruciatura. Sì, è un fatto impressionante, ma qui è in gioco il futuro della città. Io ho fatto tutto il possibile per farla progredire e ora vedo i miei sforzi andare in fumo. Signor Sindaco... Sì, sto arrivando! Sono d'accordo che è difficile proibire le visioni, ma non esiste proprio nessuna misura che possiamo prendere? Signori, voi sapete che l'impero francese ha firmato un trattato con la Santa Sede. L'articolo 9 sancisce che la Chiesa non può creare nuovi santuari senza la specifica autorizzazione del Ministero Imperiale del Culto. Sono stato informato del fatto che il parroco responsabile della zona di Lourdes non è esattamente felice di queste storie di visioni. Sì, sì, è vero. Ne ha perfino parlato dal pulpito. Signori, io vi pongo questa domanda. Quando le visioni di questa sciocchina saranno note a tutti, chi voterà allora per il prolungamento della ferrovia, o per le nuove opere idriche, o per gli alberghi per i turisti di Parigi? Questo è il vero problema. Entra il sindaco, in piedi. C'è qualcuno che vi aspetta al piano di sopra. E chi è? Salite e vedrete. Mi chiamo Bernadette Subiru. Ah, sei tu. Ma certo. Che cosa vuoi? Padre, la signora della grotta mi ha dato un messaggio per voi. Per me? Quale signora? Una bellissima signora che mi parla a Massa Biel. Sta in una nicchia proprio sopra ad alcune primule selvatiche. Ah, sai come si chiama? No, padre. E allora? Perché non gliel'hai chiesto? Gliel'ho chiesto, ma lei si è messa a ridere. Sul giornale c'è scritto che è la Santa Vergine. Io non ho mai detto che fosse la Santa Vergine. Ma tutti lo credono, il che in fondo ha lo stesso effetto. Tutti quelli che ti seguono laggiù. Io non ho mai chiesto a nessuno di seguirmi. E che cosa vuole la tua bella signora? Lei mi ha detto, di ai preti che costruiscano una cappella. Ah, una cappella. E dove? Lì, alla grotta. Ah. Ma non grande. Solo una piccola cappella. Molto semplice. E dimmi, tu hai dei soldi? No, padre. Non li ho neanch'io. Ascoltami, Bernadette. Quelli che ti seguono così ciecamente credono che si tratti della Vergine Maria. Non so se sia davvero la Vergine Maria, ma so che la vedo come ora vedo voi. Bene, se vuoi che io ti creda, devi prima chiedere a questa bella signora come si chiama. Sì, padre. E se lei ritiene di avere diritto a una cappella, dille da parte mia che deve dimostrarlo facendo un miracolo. Ecco, visto che ci sono molti rovi in quella grotta, dille di farli fiorire. Una fioritura a metà febbraio sarebbe un vero spettacolo, non credi?
Glielo chiederò, padre. Adesso fuori di qui. Ho molte cose più serie da fare. Sei venuta da sola? No, padre. Sono con mia zia Casrou. E dov'è? È qui fuori che mi aspetta. Signora Casrou, voi siete la zia di questa povera fanciulla, vero? È deplorevole che voi facciate parte di una famiglia di bugiardi e di malfattori. Voglio darvi un consiglio, signora. Tenete a casa vostra nipote e impeditele di disturbare questa città. Altrimenti ne risponderete davanti a me. Te l'avevo detto che è un uomo cocciuto e bisbetico. Avresti dovuto parlare prima con padre Pomian. Se non vuole proprio credermi, sono affari suoi. Io però gli ho dato il messaggio. Devo tornare indietro. Ho dimenticato di dirgli della processione. Scusate, padre, ho dimenticato di dirvi una cosa. La signora ha anche chiesto che tutta la gente vada alla grotta in processione. Buona da mangiare. Deve essere amarissimo. Ma questa qui sarebbe quella che vede la Vergine. Io non ho mai creduto alle sue visioni, è una storia ridicola. Avremmo potuto dormire un'ora di più. Ecco Madame Rachel. Ed ora che è finito, come sarà vero? Io non credo. Che peccato. Senti un po', perché hai fatto quelle strane cose? Perché la signora mi ha detto di andare alla fonte e di bere quell'acqua. Io credevo che intendesse il fiume, ma lei mi ha detto di scavare sotto le rocce. Sai, non è stato facile mandar giù quell'acqua sporca. Non credevo di riuscirci. E quelle erbacce che hai mangiato? Me l'ha detto lei. Sai, la gente crede che tu sia pazza. La signora mi ha detto, prega per la salvezza dei peccatori. Cos'ha quella ragazza? Non lo so. Non è di Lourdes. Da dove vieni? Vengo da Luz. Ho fatto il viaggio in diligenza. Volevo tanto vedere la santa, ma ho paura di aver fatto tardi. Non dovevo dire vedere. Sentire forse, ma non vedere. Eh sì, non sopporto la luce. La notte invece un po' ci vedo, sai. Sono un gatto. Come ti chiami? Eugénie Trois. E tu? Vai con Dio, Eugénie. Come ti chiami?
guardate, c'è Muriel. Muriel è davanti. Vediamo cosa fa. Lui deve guardare da vicino. Dai, su, dai. Chissà cosa penso di trovare. Fate così. Non sta bene, vi prego, non fate così, entrate uno alla volta. È il rosario della mia piccola Matilde. Sono venuta a piedi dai Barrett. Ma io non sono un prete, non posso benedirlo. Ti prego. No, non dovete. Grazie, grazie tante. Oh. Ora un respiro profondo. Ma dove corri? Aspetta il tuo turno. Io ci vedo, dottore. Ci vedo anche con quest'occhio. Ma che stai dicendo, Buriet? Sei impazzito? Ma vi dico che ci vedo anche con l'occhio che era andato. Io sono guarito. Ne sarei felice, ma non è possibile. È stata l'acqua di Massabiel. Mi ci sono lavato il viso e dopo una mezz'oretta ci vedevo con quest'occhio come ci vedo con l'altro. Non siete stato voi a curarmi, è stata la Santa Vergine. Scusatemi, signore. Ci vedo, vi dico. Vedo tutto e vedo anche voi. È la vostra cravatta verde, l'anello d'oro e perfino il neo che avete sulla guancia. Sai leggere, Buriet? Un po', non troppo. Bene. Se riesci a leggere questo, allora ti crederò. Buriet ha una amaurosi che è incurabile. Il suo occhio sinistro è inservibile. Ho indovinato tutte le lettere. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Sajun. Un bel lavoretto, vero, dottore? Croasi, lasciami stare! Croasi, ti prego, ti prego! Croasi, che vuoi fare? Ammazzerà il bambino, dottore, l'acqua è gelata. Lo sai bene che non può guarire, Croasi, non c'è più niente da fare. No, non è vero, mio figlio non guarirà, no. Lo salverà la Santa Vergine. Croasi, Croasi, ti prego. Oh, Dio mio, no. Dio. Amore, grazie, tenere amorevole madre, incomparabile vergine, stella del mattino, tu che fiorisci con le rose di maggio, rifugio dei peccatori, madre, padre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, tenere amorevole madre. Io sono l'Immacolata Concezione. Immacolata Concezione. Io sono l'Immacolata Concezione. Immacolata Concezione. Io sono l'Immacolata Concezione. Cosa stai dicendo? Ho chiesto alla signora Chiera e lei ha detto sono l'Immacolata Concezione. Ma questa signora non può dire certe cose. Ti inganni oppure vuoi ingannare me. Eppure l'ho ripetuto tante volte. Ma tu lo sai cosa vuol dire Immacolata Concezione? No, padre. Non te ne ha mai parlato nessuno? Nessuno? Pensaci bene. Il tuo confessore... Padre Pomian? O forse padre Adera, Bartre? No, padre, mai nessuno. Ma allora madre Alexandrine Rock o quella sciocca della signora Mie? Oh, no, lei sono sicura di no. Le ho chiesto anche di far fiorire i rovi. Le ho detto che era una vostra richiesta. Non mi ha risposto, ha solo sorriso. Ho sentito che stava ridendo di me. Immacolata, lo sai cosa significa? Una cosa pulita. E Concezione? Su, vieni dentro, vediamo di chiarire questa faccenda. Thank you.
Buongiorno, Croisin. Ho portato con me il dottor Lacramp, che tu già conosci. Non ti ricordi? È il medico che prese in cura tuo figlio quando si ammalò 2 anni fa. Gli ho detto quello che ho visto alla grotta e è venuto con me per visitare il bambino. Mio figlio è già guarito. Non gli serve nessun dottore. Julien, vieni un momento qui, tesoro. Mamma, ho fame. È da ieri che non fa altro che saltare qua e là come un grillo e continua a chiedere da mangiare. E invece prima non riusciva neanche ad aprire la bocca. Stamattina si è scolato una tazza enorme di latte. Scusatemi, ma devo andare. Ho la minestra sul fuoco. Sei convinto? Le abluzioni in acqua fredda, specialmente se ripetute di frequente, possono essere estremamente salutari nel trattamento dei disturbi adinamici, ma in genere non dovrebbero durare più di qualche minuto. Un quarto di ora. Quella donna ha tenuto il suo bambino moribondo in quell'acqua gelida per ben 15 minuti. Nell'aprile del 56 diagnosticai rachitismo. In agosto aveva febbre alta, assenza di riflessi e progressiva paralisi degli arti. Scrissi perfino: la morte può venire da un momento all'altro. E 3 settimane fa la paralisi della gamba era invariata. E risultavano morte le terminazioni nervose. E quindi... Quindi non capisco. Tutto quello che so è che quel bambino non era mai riuscito a fare un passo. E 1 settimana fa era così vicino alla morte che suo zio, il falegname, aveva già costruito una piccola bara. E oggi? Beh, l'hai visto anche tu, no? La Santa Vergine fu assolta dalla colpa del peccato originale fin dal primo minuto della sua esistenza nel grembo di sua madre. E fu come un favore speciale concessole da Dio in riconoscimento del suo futuro figlio, nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, questa è l'Immacolata Concezione. Hai capito adesso? Non molto bene, padre. È naturale. È difficile da capire perfino agli iniziati, ma... Devi capire una cosa. La Santa Vergine non può dire «Io sono l'Immacolata Concezione». E potrebbe dire al massimo «Io sono la Vergine Immacolata» o «Io sono Maria Immacolata». Ma non può assolutamente essere allo stesso tempo il frutto e l'albero. Io vorrei sapere come te l'ha detto esattamente. Io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette, tra qualche settimana tu farai la prima comunione. Per la prima volta riceverai il corpo di Cristo. Non mi mentiresti, vero? Non è vero? Io preferirei che tu confessassi di aver fatto uno sbaglio, che qualcuno ti ha suggerito queste parole. Non me la prenderei con te. Questo non posso dirlo, padre. Sarebbe una bugia. Va bene. D'accordo. Ah, finisci il latte ora. Non mi va più di berlo. Ah, padre. La signora vuole la sua cappella. Me l'ha detto di nuovo. Va bene, ci penserò. Lo prometto. Vai con Dio, Bernadette. E grazie per il messaggio. E avendo preparato la tua anima... Raccogliti in meditazione. Aspetta, che cos'è la meditazione, Bernadette? Un momento in cui si riflette sulla propria condotta. Ci si chiede perché si sono commessi errori e si cerca il modo migliore per evitarli. Benissimo. Continua. Scusatemi per aver interrotto la lezione e devo parlare con Bernadette Soubirous. Sedute. Dove andiamo? In infermeria. Il dottor Balancy ti sta aspettando. È per la mia asma? Senza dubbio.
Ma io sono in cura dal dottor Dosù. Il dottor Dosù è un medico eccellente, ma non è uno specialista in malattie respiratorie. Ecco, entra pure. Avanti. Vieni pure avanti. Signori, questa è Bernadette Soubirous. Ti presento il dottor Lacram e il dottor Pedro. Sono tuoi amici, vogliono solo il tuo bene. Siediti pure, Bernadette. Sto molto meglio adesso, non tossisco quasi più. Hai mal di testa qualche volta? No. Quando hai avuto il tuo ultimo esaurimento nervoso? Io non l'ho mai avuto. Ma sei di salute cagionevole. No, bevo, mangio e dormo benissimo. Dimmi, cara, quanto fa 7 per 5? 35. 17 per 38? Questo calcolo non si può fare a mente, signore. Qui. Toccate qui. Lo sentite? Questo bernoccolo. Ma, francamente, non sento proprio niente. Forse è qui, è un po' più sotto. Ho sbattuto cadendo per le scale. Questa protuberanza è presente quasi sempre nei casi di alienazione congenita. In psichiatria la chiamiamo comunemente il bernoccolo della... Sapete cosa intendo? Così tu vedi una signora nella grotta. Come vedo voi adesso. E per quale motivo tu sei l'unica che può vederla? Non lo so. Quando uno vede una signora che nessun altro può vedere, questo è il sintomo di una malattia, cara. Ma adesso non la vedo più, se n'è andata. Non potete più dire che sono malata. Non hai un po' di paura quando vedi tutta quella gente intorno a te alla grotta? Alla grotta io non vedo nessuno. Ora non avere paura, sentirai solo una piccola puntura. Ha fatto male? Certo, avrebbe fatto male anche a voi se vi avessi punto. Bernadette, perché non vai a fare una passeggiatina? Noi dobbiamo discutere di cose molto importanti. Ritorna tra 10 minuti. Non sei in classe? No, padre. Sono venuto per parlare con la madre superiora proprio di te. Sei stata punita, forse? No, mi hanno detto di tornare fra 10 minuti. Chi te l'ha detto? Il dottor Balancy e gli altri dottori. Cosa vogliono da te? Vogliono curarmi l'asma. E per farlo mi sfregano la testa come se cercassero i pidocchi. E dove sono? In infermeria. Vieni con me. Non possiamo farla rinchiudere sapendo bene che non è affatto pazza. Le autorità vogliono un certificato di infermità mentale. Ma il nostro campo è la medicina, non la pubblica amministrazione. Hanno già una voluminosa documentazione sullo stato mentale della fanciulla. Entra. Buongiorno, signore. Questa signorina dice che la state esaminando per trovare una cura per la sua asma. Ritengo che sia un'eccellente iniziativa, ma mi permetto di ricordarvi che il suo medico, il dottor Dosù, l'ha curata benissimo fino ad oggi. A dire il vero, padre, ci sono state date precise istruzioni perché esaminassimo non solo la sua salute fisica, ma anche la sua salute mentale. Date da chi? Dal prefetto Massimo. E su richiesta di chi? Del procuratore imperiale, in base alla legge del 30 giugno 1838, che lo autorizza ad indagare su tutti i possibili casi di disturbi mentali. E a rinchiudere l'esaminato nel caso di una diagnosi positiva, non è vero? Chi sta parlando di internamento? Qui si tratta solo di osservazione, per il bene del malato. Ma Bernadette non è malata affatto. Vieni qui. Signori, guardate attentamente questa giovane. È in perfetta salute, a parte la sua asma. E io vi sfido a trovare in lei la benché minima traccia di disturbi mentali. Noi non stiamo dicendo questo, ma è una fanciulla insolitamente sensibile. È possibile che un raggio di sole che batte in una nicchia sulla roccia dia l'illusione di una forma umana. Voi siete uno specialista in disturbi mentali, dottore? Professore all'Accademia delle Scienze di Tolosa. Molto bene, professore. Sono lieto di informarvi che Bernadette è un soggetto del tutto privo di interesse per voi. Ma noi agiamo in nome delle autorità sanitarie di questa regione. Il prefetto desidera che la signorina Soubirous sia posta sotto osservazione. Signori,
Avete esaminato Bernadette? È forse matta da legare? Una minaccia per la comunità? Nessuno sta parlando di pazzia o di minaccia per la comunità. Bene. Allora vi prego di dire all'onorevole procuratore imperiale Vital Dutour che non permetterò mai che Bernadette entri in un manicomio. Lui la conosce bene quanto me. Chiunque sostenga che lei è pazza, è matto lui stesso, oppure è un farabutto. La legge del 1838 è intesa per i pazzi violenti, quelli che hanno la schiuma alla bocca. E voi osereste invocarla? Se lo farete, sappiate che da oggi questa fanciulla è sotto la mia protezione. Potete chiedere l'aiuto dei poliziotti, ma dite loro di venire armati, perché per prendere lei dovranno passare sul mio cadavere. Vieni con me, piccola pazzarella. E questi signori concludono. Sentite, amico mio, la malattia da cui Bernadette potrebbe essere affetta non minaccia in alcun modo la sua salute. Sembra una battuta di Molière. E si sono messi in tre a scriverla. Già, e nel frattempo quella grotta sta diventando sempre più affollata. Non c'è quasi più spazio per tutte le candele e gli ex voto. Tre distinte sorgenti continuano a riversare ogni giorno una ragguardevole quantità d'acqua. C'è perfino un altare. Quanto ci vorrà prima che inizino a dire messa? Io sono un buon cristiano, ma dobbiamo reprimere questa superstizione nel nome stesso della religione. Attenzione! Per ordine del prefetto dei Pirenei, il sindaco informa la popolazione di Lourdes che è assolutamente proibito a chiunque e in qualunque modo di visitare la grotta di Massabiel, di pregarvi e di prendere l'acqua in qualsiasi forma. Signori, ho l'onore di comunicarvi che il motivo del potere miracoloso dell'acqua di Massabiel è stato scoperto. Un'analisi fatta dal nostro amico Payasson ha rivelato che quest'acqua possiede realmente delle qualità curative, ma la fede non ha niente a che fare con questo. Sono i componenti dell'acqua stessa il motivo. L'acqua è ricca di carbonati, cloruro, silicato, magnesio e fosforo. Ho chiesto all'illustre professor Filol, esperto di idrologia, di confermare questa analisi. Ma, signori, possiamo affermare che il mistero dell'acqua di Lourdes è stato risolto. Signori omaggi, signor sindaco, le barriere che erano state rette davanti alla grotta stamattina... Avreste dovuto fermarli. È proprio quello che ho cercato di fare, signor sindaco. Non avranno osato? Erano in molti? C'erano tutti, signore, gli operai della cava, i minatori di Ardegia, i contadini tutti. E Nicolò, il mugnaio, li guidava all'attacco. La zona è molto ampia, vengono da ogni parte, non solo dal Lourdes. Ah, ecco il cartello. Vediamo. Sì, fa un bel effetto. Chiunque beva o si lavi in quest'acqua sarà punito con un'ammenda di 500 franchi. Perfetto. Signore, io non sono degna di accoglierti dentro il mio cuore. Troverai in me soltanto debolezza e miseria. Ma di una sola parola e l'anima mia sarà salva. Corpus Domini nostri, Jesus Christi, custodia t'animam tuam in vita eterna. Bernadette è nata in mezzo alla nostra gente! Appartiene a noi! I ricchi borghesi la perseguitano, insieme alla polizia, al procuratore imperiale, ai dottori! Perché? Non solo perché ha visto la Santa Vergine! Ma perché è povera! Vogliono e impedire ai poveri di godere dell'acqua che può guarirli! Così loro potranno venderla e riempirsi le tasche! Ma noi non glielo permetteremo! No, non glielo permetteremo! L'acqua è di tutti! Attenti! Inastare le baionette! Su, andiamo! Halt! Vi avverto che ho l'ordine di sparare! Fermatevi! Antoine, idiota! Non capisci che apriranno il fuoco? Perché cosa state rischiando, la pelle? Acqua!
Acqua che si può trovare dappertutto su queste montagne. No, è per Bernadette che stiamo lottando. È per il diritto di venire qui a pregare la Santa Vergine. L'acqua di quella sorgente mi ha guarito. E ha curato anche tanti altri. Il giovane Doucet, Bernard Subi, Fabien Perron. Ma quando sarà diventata rossa del vostro sangue, quest'acqua non guarirà più nessuno. Andate via. Tornate al lavoro. Se costringerete questi uomini ad aprire il fuoco su di voi, se ne pentiranno per tutta la vita e sarà come se avessero ucciso Bernadette. È questo che volete? La Santa Vergine ha chiesto che una cappella sia costruita qui. E sarà fatto. Io prendo questo impegno davanti a voi. Nessuno mi fermerà. Antoine, sei un bravo uomo. Allora fanno 500 franchi. 500 franchi? È la legge. Io non porto mai denaro. Che cosa succede? La signora non può pagare la multa. In questo caso, portala al posto di polizia. Scusate, con chi ho l'onore di parlare? Jacomet, capo della polizia. Sono la moglie dell'ammiraglio Bruat, governante di Sua Altezza Imperiale, il principe Luigi Napoleone. Signore, il piccolo principe è malato. Sua maestà conta moltissimo sull'acqua di Lourdes perché guarisca suo figlio. Non vuole concedere al giovane principe la possibilità di guarire? La legge è legge. Biarritz, settembre 1858. Buonasera, contessa. L'imperatrice vi attende con impazienza. Come sta, Sua Altezza Imperiale? Non bene. Oh, finalmente. Come sta? Sono fuori di me. Negli ultimi due giorni ho avuto la febbre. Ha una tosse orribile. Signora, ecco l'acqua di Massabiel. Che il Signore sia benedetto. Presto, Bruat, non attendiamo oltre, un fazzoletto. È incredibile, Bruat. Siete partita solo tre giorni fa e siete già di ritorno. Sono riuscita a prendere il primo treno da Tarbes. Quasi 100 chilometri in 6 ore. È favoloso. Siete sicura che quest'acqua venga dalla grotta? Ho riempito la bottiglia io stessa, signora. Grazie, andate ora. La sigaretta no. Oh, chiedo scusa. Ha ancora il viso molto arrossato, non vi sembra? Ha ancora la tosse? Sì, ma dopo aver bevuto questa, sono sicura che starà molto meglio. Che cos'è? Acqua. Che genere di acqua? Acqua di Massabiel. Avreste dovuto chiedere il mio parere, signore. Oh, ascoltate. Vista la gravità della situazione, io dovevo fare ogni possibile tentativo. Il bambino ha la difterite e un'infezione alle membrane. Ogni giorno centinaia di persone vengono guarite da quest'acqua. Il popolo riderà di noi. Io sono un liberale. Non dimenticatelo. Fin dall'inizio di questa storia di Lourdes, il mio governo si è schierato a fianco degli oppositori. I miei amici liberali non saranno affatto soddisfatti quando verranno a sapere che io curo mio figlio con l'acqua di Massabiel. Aprite immediatamente al pubblico la grotta situata ad ovest di Lourdes. L'ordinanza dell'8 di giugno 1858 è annullata. Firmato Napoleone III, imperatore di Francia.
Che vigliacco! Avanti. Sei tutta sola? I miei sono andati tutti alla processione. Solo Justin è rimasto con me. Ah, mi hanno detto che stai male. Sto come al solito. Forse un po' peggio questa volta. Ma quando sento tutta quella gente... No, resta comodo. La signora me l'aveva detto che non sarei stata felice qua giù. Ah, ma tu aspetta di arrivare lassù. Che rivincita, circondata dagli angeli. Ho buone notizie per te. Monsignor Laurence ha deciso di nominare una commissione per studiare il tuo caso e anch'io ne farò parte. Che vogliono sapere? E ti chiederanno di dire con esattezza cosa è successo alla grotta. Ancora? Ma io ho già detto tutto. Beh, non tutto. Ci sono cose che sono solo per me. Me l'ha detto la signora. Ah, la Santa Vergine. La cappella che ti aveva chiesto sarà costruita. I lavori cominceranno presto. E lo dobbiamo a te. Padre, io non ho fatto niente. Ho solo riferito il messaggio. Ti piacerebbe entrare dalle suore dell'ospizio? Sì, molto. Sono molto stanca e tutta questa confusione. Ma le suore non mi prenderebbero mai. Sono troppo povere, poi non so far altro che star male. E invece, appena starai meglio, sarai ammessa come postulante lì dalle suore. È già tutto sistemato con madre Alexandrine Rock. I miei genitori... Dovrei lasciarli, non posso, li amo troppo. E poi mia madre ha bisogno del mio aiuto qui in casa. Sono riuscita ad affittare il mulino Gras sulla Bacà per loro. Potranno vivere lì. E tuo padre potrà tornare al suo mestiere. Tua madre non dovrà più andare a lavorare. Grazie, padre. Io non ho fatto niente. È solo un altro miracolo della Santa Vergine. Lourdes, 5 febbraio 1860. Sei orgogliosa di avere il privilegio di vedere la Santa Vergine? Oh, no. Io sono solo la sua serva. Ma perché proprio tu? Così ignorante e così povera. Forse è per questo. Se la Vergine avesse trovato una più povera di me, forse avrebbe scelto lei. Sembra che la Santa Vergine ti abbia confidato alcuni segreti. Quali sono? Ma se li dico a voi, non saranno più dei segreti. Dice almeno se questi segreti riguardano la Chiesa, o la Francia, o il Papa. No, non hanno niente a che fare né con la Chiesa, né con la Francia, né col Papa. Riguardano solo me. Ma li diresti almeno al Santo Padre se te li chiedesse? La signora mi ha detto di non dirli a nessuna persona. Il Papa è una persona. È il vicario di Gesù Cristo. Sì, è vero. Il Papa è potente in terra, ma la Santa Vergine sta in cielo. La Santa Vergine ti ha detto quando arriverà la tua ora? E voi sapete quando arriverà la vostra? Vorresti riposare per un po', mia cara? No, monsignore. Posso parlare? Tu sai che l'acqua di Massabiel ha già curato miracolosamente diversi malati che erano ritenuti incurabili dai dottori. Sì, me l'hanno detto, ma non l'ho mai visto con i miei occhi. Tu hai bevuto l'acqua della fonte. Come spieghi il fatto che non ha guarito te?
Forse la Santa Vergine vuole che io soffra. Perché? Forse bisogna che io soffra. Perché? Questo lo sa solo Dio. La Santa Vergine aveva l'aureola? Lo sai cos'è? Quel cerchio d'oro intorno alla testa. Come la statua di San Savino che sta in chiesa. No, padre. Aveva intorno una luce bianca che splendeva prima che apparisse. E restava per un po' dopo che era andata via. Non sembra essere un suggerimento molto appropriato da parte della Santa Vergine quello di chiederti di mangiare le erbacce. Tutti mangiano l'insalata. Questa storia delle erbacce è un po' difficile da credere, figliola. Non mi avete chiesto di convincervi. Mi avete chiesto solo di raccontarvela. Lei era bella, non è vero? Oh sì, molto più che bella. Di che colore aveva gli occhi? Azzurri. E i capelli? E i capelli? Non li ho visti perché aveva il velo. In che posizione stava la Santa Vergine quando non diceva il rosario? Non ti muovere? Ecco, ti sei mossa un'altra volta. Mi fanno male le ginocchia. Ti chiedo solo 3 minuti senza muoverti. 3 minuti. Non chiedo certo l'impossibile. Vorrei vedere voi al mio posto. Questa cosa mi fa male. Perfetto, proviamo ancora. Occhi in alto, più in alto. Come se stessi vedendo la Vergine. Sì, sì, solo che non c'è. Non muoverti? Bernadette, per favore, sei attesa in parlatorio. Ancora? Scusate, padre. Potrete continuare il vostro lavoro più tardi. Sono certa che ne uscirà fuori un vero capolavoro. Troppo buona. La modella lo merita. Mi avevano detto che qui sarei stata in pace. Non è colpa mia se sei così popolare fra la gente. Ma vengo messa in mostra come un fenomeno da baraccone. Io preferirei avere una convitrice che passa il suo tempo a meditare nella sua stanza. Io non so come meditare. Rispondi con gentilezza alle domande e non rifiutare i doni dei visitatori. Ma non è denaro onesto. Tu devi accettarlo per le nostre opere di carità. Sì, madre. Ecco. Benedicimi, sorella. Ti prego, accettalo. Viene da Roma. In cambio dammi qualsiasi cosa. Un semplice sasso che tu hai toccato o uno sguardo degli occhi che hanno visto la madre di Cristo. Vedrete che ho realizzato esattamente quello che Bernadette mi ha detto di fare. È la Santa Vergine, così come me l'ha descritta lei, in ogni preciso dettaglio. Magnifico, un vero capolavoro. Non teneva la testa così in alto. Ma la Santa Vergine guarda sempre verso il paradiso. Quando l'ho vista io guardava in giù verso di me. Ma la trovi bella, vero? Sì. Ma non è la signora di Massabielle. Ma insomma, è lei o non è lei? È lei e non è lei. Ma le ha fatto il gozzo. Grazie. Torna al tuo lavoro di cucito. Grazie, madre. Basta, basta. Monsignor Laurence ha appena pubblicato le conclusioni della commissione.
Egli riconosce che Bernadette Soubirous ha realmente visto la Vergine Immacolata nella grotta di Massabielle. Comprendo, monsignore, il vostro desiderio di vederla. Ma per evitare che possa essere tentata da una sorta di vanagloria, sarebbe meglio fingere un incontro occasionale. Queste sono le cucine, monsignore. Eccola. Madre superiora, potrei parlare un momento da solo con Bernadette? Certamente, monsignore. Bernadette Soubirous, monsignore. Allora, figliola mia, che cosa vuoi fare? Niente. Come sarebbe a dire niente? Ci sono delle cose che devono essere fatte anche qua giù, in questa vita. Io sto qui con le suore. Certamente, ma solo per ora. Io vorrei restare qui. È facile a dirsi. Tu sei stata accolta qui temporaneamente, per carità, ma non puoi restare qui. Perché? Perché non sei una suora e invece è assolutamente indispensabile che tu lo sia se vuoi continuare a vivere qui. O forse desideri entrare nel mondo? No, no. E allora perché non diventi suora? Questo non è possibile. Io non ho niente da portare in dote. Quando noi riconosciamo una vera vocazione, accettiamo la persona anche senza dote. Ma io non so niente e non so fare niente. Non è vero. So che sai fare molto bene una cosa. E che sarebbe? Sai pelare le carote. Non solo, c'è anche un'altra cosa che sai fare, suonare le campane. Basta, basta. Come vedi, abbiamo già scoperto molte cose che sai fare. Ci penserò su, monsignore. Non mi sento ancora di decidere. Hai ragione, pensaci molto seriamente. 19 maggio 1865. 20 gocce, ogni mattina e ogni sera. E non costringetemi a venire qui a contarle. Capisco che siate molto dispiaciuto di non poter assistere all'inaugurazione della cripta, ma questo non è un motivo per stare ancora più male. Voi non ci andate? No, non ho tempo. Ma scalzone, speravo che mi avreste raccontato tutto. C'è una visita per voi. No, non posso vedere nessuno. Lei credo di sì. Ah, sei tu. Non restare troppo a lungo. Chi ti ha vestito così? Le suore, per non farmi riconoscere da nessuno alla grotta. Ma ti hanno riconosciuto lo stesso, vero? Sì, mi hanno perfino strappato il velo. Hanno dovuto proteggermi i soldati. Prendi la sedia, siediti. Come state, padre? Non troppo bene. Mi hanno detto che eravate stanco. Stanco, sì. Ma presto potrò riposare. Sai, quello che mi preoccupa è il mio pessimo carattere. Non sono così sicuro che andrò nel posto giusto. È possibile che lassù vorranno farmi scaldare ben bene all'inferno. In ogni caso, prima di andare in paradiso dovrete aspettare me. E perché? Perché vi possa aprire la porta. Oh, allora sei sicura che andrai in paradiso? La Vergine mi disse che sarei stata felice nell'altro mondo. Padre, credo proprio che mi farò suora. Ma non so ancora in quale ordine entrare. Ognuno mi dà un consiglio diverso. Lasciali parlare. Hai imparato a leggere? Sì, anche i caratteri piccoli. Sai anche scrivere senza fare troppi errori? Sì, non ne faccio più tanti. Potrai anche scrivermi allora. Oh, sì. Ci siamo riusciti ad avere la cappella.
tornerai almeno a trovarci? No, mai. Stai... Domani? Il mio fratellino sta bene? E papà? Quanto costa la tua farina, Mugnaglio? 10 monete. E la crusca? Solo 5. È proprio fior di farina? Fior di farina, fine come polvere di cava. Il segreto per far bene la farina sta nel ritmo lento della macina, nella setacciatura fine e nel cuore del mugnaio. Allora so che la tua farina è buona senz'altro. Sì, lo credo bene. I fornai me lo dicono ogni mattina. È sempre la stessa storia, François. Ci dai sempre la farina da dolci, ma la comprano lo stesso. Anzi, sai che spesso mi lasciano perfino una piccola mancia lì sul banco. Sei contento? Certo. Lo sai che adesso ho 2 paia di scarpe? E l'altro giorno in chiesa le signore hanno fatto posto per far sedere tua madre. Pensa, volevano perfino che usasse un inginocchiatoio guarnito con un bel cuscino di velluto, ma lei ha rifiutato. E ha fatto bene. Adesso non fa più il bucato per nessuno, solo per noi. E le mani gliele hai viste? Non le ha più tutte screpolate. E sai, quando la guardo la sera che prende il suo lavoro a maglia e... Papà, non ti vedrò mai più. Questo non è vero. Sì, lo so. Non ti vedrò mai più. E poi tu ci hai lasciato tanto tempo. Never non sta mica in capo al mondo. Potete venire a trovarmi. Lo sai benissimo che non possiamo. Avrei dovuto impedirti di continuare ad andare a quella grotta. Thank you.
Questo è per te. Che cos'è? Un sasso. L'ho trovato alla grotta stamattina. Lo conserverò come un tesoro. Allora che sia ben chiaro, racconterà la storia dettagliatamente una volta per tutte e poi non se ne dovrà assolutamente parlare. Mai più. Sì, madre. Eccola, arriva. E su, mettetevi a posto, presto. Bernadette. Sì, sono Bernadette. Sono come voi. Vieni. Qui morì il 16 aprile 1879, nel suo 36esimo anno di vita e 12esimo anno della sua vocazione, Suor Marie Bernard. Sopraffatta da una malattia che la costringeva sempre più spesso nella sua cappella bianca e che la schiacciava come un chicco di grano, Bernadette aspettò 12 anni prima che la signora di Massabiel la chiamasse al paradiso che le aveva promesso. La pastorella di Bartre fu santificata l'8 dicembre 1933, giorno dell'Immacolata Concezione. Quando fu esumato, il suo corpo fu trovato intatto e così riposa nella cappella delle suore di Nevers.